Sì. Tu a me sei mancata tantissimo. E io so che questa potrebbe essere... mistero anche. No, non c'era nessun mistero. Ciao Giusy! Mi sei mancata molto, sono felice di ritrovarti. Anch'io sono felice di ritrovarti. Vale. Nella famiglia Sport Italia. Ciao Vale! Grazie, grazie. È un piacere essere qui con te. Come ti stai trovando? Poi devo dire, come inizio, mi stanno rispondendo un po' tutti, quindi... Dai. Attenzione, è entrata in gioco la... Ha anche un bellissimo hotel, non è solo discoteca. Questo non lo sapevo, Giusy, perché sono andata... diversi anni che manco c'era cambiati, lo ha visto, certo. L'ha affrontato, no, Marco, in Serie B. Poi dico, è chiaro, il problema è che io sono andata via, però ritroviamo l'Atalanta nella stessa posizione. Insomma, comincia queste voci, Muriel. Il discorso di Gianluigi legato al Monza, perché ho contattato il direttore sportivo Filippo Antonelli, e dopo la chiusura dell'accordo con Ranocchia, gli ho chiesto se effettivamente... si possa pensare a Pessina come un sogno realizzabile per il Monza. Mi ha risposto: hai ragione, un sogno, se ci sono delle evoluzioni non esiterò a dirlo. Gli ho chiesto se proveranno a presentare un'offerta, mi ha risposto: vediamo. Di Davide Frattesi, per chiedere se ci sono delle trattative verso la Roma, mi ha detto che mi chiamava, ma ancora non mi ha chiamato. Ma io come ti spero. Chiamava? Ti chiamava? Sì, ha detto: ciao Vale, ti chiamo dopo. No, ma ancora non ho visto questa chiamata. Però io ci spero. Ok, Vale. È risentita. È risentita. Sì, perché se mi dici ti chiamo dopo, ancora non mi chiami. E Beppe, chiaro. Assolutamente sì, a tra poco. Grazie Giallo, grazie Giusy. Ciao, ciao a Valentina. Dopo, grazie Valentina. Grazie Vale.